L'Aquila arriverà fino in fondo. Domenica ci hanno dimostrato cosa significa essere una squadra. Compatti e organizzati anche in 10 si sono aiutati e ci hanno creduto, e dopo il pareggio la sensazione è che volessero addirittura provare a vincerla. Abbiamo portato a casa un grande risultato. Questa la convinzione di Leonardo Massoni, il difensore del Perugia che col suo salvataggio all'ultimo secondo ha permesso al Grifo di rilanciare tutte le proprie ambizioni. Bene, siamo contenti perché sicuramente se non ci fosse stato quell'intervento sicuramente eravamo qui a parlare e a mangiarci le mani per come avevamo sprecato una partita intera. Certo. Manca la continuità a questa squadra, fra partita e partita ed anche durante lo svolgimento delle stesse gare. Ma la base su cui lavorare c'è. In casa, per esempio, il Grifo ha conquistato l'80% dei punti disponibili. È fuori che maggiormente il difetto si è palesato. E sabato si va a Pagani, dove sarà imprescindibile dimostrare che il lavoro della settimana possa trovare il suo sbocco. No, abbiamo le potenzialità per vincere da tutte le parti, però appunto bisogna migliorare in questo, capire che ora abbiamo fatto una discreta partita, parlo specialmente anche del primo tempo, però domenica sicuramente non ci permetteranno di fare tanti tic e tac, magari vincere anche più le seconde palle, magari tramite anche lanci, così, perché si ottengono così i risultati. Perché non basta solo gli essere belli, ma bisogna appunto, come dicevo prima, essere concreti, come dimostra l'esempio su tutti anche l'Avellino l'anno scorso. Era una squadra che non giocava proprio a calcio, rinvia dal portiere e però le creavano le occasioni, e quindi noi bisogna essere bravi anche a attingere e capire bene com'è appunto la Lega Pro, perché è veramente un campionato tutto diverso dagli altri. Una squadra che vince il campionato deve essere brava a dimostrare di vincere anche in questi campi, perché appunto non è solo la tecnica, ma con la fame e la voglia vengono da sole, secondo me, determinate cose. Se tu fossi stato